Stefano viene raccontato davvero come una meteora all'interno degli Atti degli Apostoli e, avendolo visto già ieri a processo, oggi lo vediamo condannato e ucciso, lapidato. Il testo di Stefano, un testo estremamente, del discorso che Stefano fa davanti al Sinedrio, un testo estremamente complicato, complesso e molto bello per certi versi. Certo però, al di là del compimento in Gesù Cristo e della contemplazione del Cristo regnante, Stefano sottolinea l'aspetto della responsabilità storica. Sentite qua quali siano le reazioni che l'autore lucano ci riporta. Stefano afferma: essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, cioè i profeti, del quali voi ora siete diventati traditori e uccisori, quindi avete tradito anche loro, voi che avete ricevuto la legge mediante ordine dati dagli angeli e non l'avete osservata. Questa tradizione non è una tradizione direttamente biblica, sarebbe molto interessante da vedere, però insomma nella tradizione trasmessa esiste anche questo, è ricordato anche dal testo della lettera ai Galati. All'udire queste cose erano furibondi e digrignavano i denti contro Stefano, cioè come belve feroci. Posti di fronte a una visione che non è la loro, tirano fuori l'animale che è dentro di loro. E addirittura vedo il figlio dell'uomo, contemplo il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, si turarono gli orecchi e scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidare. Insomma, la sentenza viene immediatamente eseguita. Una voce come quella di Stefano è talmente insopportabile che deve essere tacitata quanto prima. Certo, la testimonianza di Stefano si configura in due dimensioni: la profonda unità nel cogliere tutta l'opera di Gesù Cristo come compimento del percorso di salvezza dato da Dio a Mosè, e nello stesso tempo anche la profonda esposizione della sua vita per questa testimonianza. È, diciamo, il martire perfetto, il primo martire, ma il martire perfetto che muore nella consapevolezza della signoria di Gesù Cristo e nello stesso tempo nell'esposizione completa della sua esistenza. Non ho parlato del Vangelo perché lo voglio approfondire subito dopo averlo ascoltato. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dopo aver detto da parte di Gesù che io sono l'opera di Dio, cioè dovete accogliere me, è ovvio che i nostri interlocutori gli chiedono un segno, cioè tu hai fatto dei grandi segni, nessuno può negare che ovviamente tu venga da Dio, però noi abbiamo bisogno di un segno inequivocabile, e su questo segno inequivocabile si appuntano sul tema della manna. La manna fu un segno, Dio sfamò il popolo per mezzo di Mosè e tutti riconobbero l'autorità di Mosè. Bene, Gesù che cosa fa? Raddoppia, nel senso dice: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero, quello che non muore. E allora gli rifanno un'altra domanda: Signore, dacci sempre questo pane. Risposta: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà più sete mai. Prima gli ha detto che è compiere l'opera di Dio, adesso è il pane di vita. Insomma, alla fine
sono messi di fronte a una scelta e vedremo nei prossimi giorni quale scelta faranno. Spesse volte capita anche a noi nella vita, no? Cioè che abbiamo capito una roba, però la richiediamo e poi ci ritorniamo in maniera differente, siamo rimessi di fronte alla stessa realtà e non ne siamo ancora convinti. Ma per quale motivo? Perché come loro siamo messi dinanzi a una scelta. A un certo punto quel bivio ti porta o da una parte o dall'altra. Ecco, non lasciamoci sempre lasciare indietro o abbiamo sempre bisogno di ritornare sugli stessi passi, altrimenti rischiamo di sciupare la nostra vita, di perdere un sacco di tempo. Ci sono dei momenti nei quali tutto è abbastanza chiaro e la cosa più semplice da fare è soltanto decidere. Ho finito, ci vediamo domani. Grazie.